kiss, my heart's on fire. Burning with a strange desire. And I know each time I kiss you that your heart's on the fire too. So, my darling, please surrender. Francesco, il fuoco, la cenere, il vulcano per te è buono o cattivo? Allora, per me non è cattivo il vulcano, è vero che la natura ci insegna che la lava quando fuoriesce dalla terra tutto distrugge, però dalla lava, la lava col tempo si forma la terra, quindi si rigenera formandosi quindi piante, e quindi è una vita che continua, è un flusso. Quindi questa madre fuoriesce dalla terra e distrugge momentaneamente, ma da questa lava poi fuoriesce quindi una nuova vita. E io così la immagino, e poi la lava rappresenta l'interiorità, fa parte della nostra vita, quasi tutto il cosmo è fatto da lava, da cenere. Vabbè, io poi abito a Portici, quindi ho questo rapporto quotidiano con il mio Vesuvio, è un legame molto forte, un legame molto interiore, e quindi fa parte del mio viaggio che io interpreto che viaggio all'infinito, in questo spazio infinito, e tra cui uno degli elementi di questa vita è il magma, che mi accompagna, ci sono nati, mi accompagnerà sempre, per sempre, per tutta la vita. Quindi Francesco, per te il vulcano non è l'inferno, e si potrebbe considerare un'araba fenice, perché poi dalla cenere, dal magma, ti nasce una nuova vita. Sì, concetto. È vero questo, sì, completamente quello, cioè condivido quello che stai dicendo, no? Questo è. Ma basta vedere un po', insomma, tutti i vulcani. È vero che c'è sempre questa idea del vulcano che distrugge, però per me. Come hai detto tu. Grazie. Ma è un video o una foto? Video. Oddio. When we kiss, my heart's on fire. Burning with a strange desire. Hearts on the fire too. So, my darling, please surrender. What you please.
Surrender to me. Nonostante la giovane età, è un artista ad ampio spettro, quasi non risultano alcune delle sue opere. Adesso ce ne scrive una. Allora, niente, ne scrivo questa perché è quella a cui sono particolarmente affezionata. Questa rappresenta un po' l'umiliazione della donna, perché comunque, diciamo, è una Venere di Milo, qualche cosa che comunque è bello, è maestoso, è possente, con l'applicazione di tanti post-it sopra che cerca, diciamo, un po' di umiliarla. Quindi tutte frasi scritte rappresentano un po' tante frasi che gli uomini, diciamo, non se ne accorgono, ma comunque dicono alle proprie mogli, alle proprie compagne. Ed è una cosa, insomma, che riguarda la violenza psicologica, che molto spesso è molto più, diciamo, cattiva di quella fisica, perché ti colpisce proprio dal dentro, quindi è molto più veloce. When we kiss, my heart's on fire, burning with a strange desire, and I know it's time we kiss you, that your heart's on the fire too. So my darling, please surrender. Cioè, e l'idea è nata quando ho parlato con Lello Arena, capite? Che lui era stato a Salina perché avevano girato il film, eccetera, eccetera, il postino. E allora, parlando con Lello, lui mi disse: perché non fai una mostra su Troisi? Io la mostra su Troisi l'avevo già organizzata e gli ho spiegato questo quadro, perché io faccio le mostre tematiche. Allora, questo quadro si simboleggia, diciamo, una Napoli triste, perché c'è la neve sul Vesuvio, molto malinconica, di quello che Napoli ha perso perdendo Massimo Troisi. E l'ho messo tra le stelle perché è a livello di Edoardo, di Totò, di Viviani, eccetera, eccetera. Grazie, Pio, grazie. Grazie. My heart's on fire, burning with a strange desire, and I know it's time I kiss you, that your heart's on the fire too. So, darling, please surrender. È il mio stato d'animo del passato, di quando ero sposata e soffrivo moltissimo di questo matrimonio. Poi invece sono tornate i colori forti, allegri, dell'ottimismo, della mia nuova vita.
Senti Manuel, tu ti ritrovi un po' Stendhal con il rosso e con il nero? No, assolutamente no. Quindi no, eh? No, è un po' le cose monocromatiche mi piacciono, mi sono piaciute da sempre, insomma. Ok, grazie Manuel.